Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi parliamo della Ado A20. Si tratta di una e-bike pieghevole da 250 watt, sbloccabili a 350. Batteria al litio da 36 volts, 10,4 Ah. Ruote da 20 pollici e un'autonomia di circa 80 km utilizzandola con la pedalata assistita. Abbiamo in dotazione un cambio Shimano da 7 rapporti. Non c'è l'ammortizzatore posteriore, ma in cambio abbiamo il canotto sella ammortizzato, molto comodo. Nella confezione, oltre alla bicicletta, il caricabatterie e gli accessori per poterla montare, abbiamo anche il parafango posteriore e il parafango anteriore. Il peso totale della bicicletta è circa 24 kg. Abbiamo la forcella anteriore ammortizzata e anche se l'escursione dell'ammortizzatore non è molto ampio, riesce comunque ad assorbire benissimo tutte le asperità che potremmo trovare su una strada cittadina. Abbiamo inoltre in dotazione anche un bel faretto LED abbastanza potente. I pneumatici in dotazione hanno un battistrada adatto a qualsiasi fondo, possono andare bene sia sull'asfalto che su un terreno un po' più sdrucciolevole. Come dicevamo prima, il motore in dotazione è da 350 watt, ma è limitato a 250 proprio per rimanere entro i limiti legali del nostro codice della strada. È comunque possibile sbloccarlo interagendo col computer di bordo, utilizzando le varie voci del menu segreto. La Ado A20 riesce a raggiungere una velocità di circa 35 km/h e a superare pendenze fino a 30 gradi. La ricarica della batteria richiede circa 6 ore, poi dipende anche dal livello in cui l'avete lasciata l'ultima volta che l'avete utilizzata. Dicevamo prima che la Ado A20 è una bicicletta elettrica pieghevole. In effetti il suo design è fatto apposta per essere richiusa e trasportata facilmente all'interno del portabagagli di una macchina o anche sui mezzi pubblici. Le operazioni di apertura e chiusura della bicicletta sono abbastanza rapide, in pochissimi passaggi si può aprire o richiudere la bicicletta senza alcun problema. Anche i pedali sono richiudibili proprio per minimizzare lo spazio occupato dalla bicicletta quando è chiusa. Il manubrio della Ado A20 è pieno zeppo di accessori. Abbiamo il controllo per le luci e del clacson, il computer di bordo, un caricabatterie per poter alimentare il nostro cellulare, un portacellulare, questo ve lo regala Ado, la leva per la gestione del cambio e ovviamente la manopola con l'acceleratore sul lato destro. Il computer di bordo è abbastanza visibile anche sotto la luce diretta del sole ed è molto completo e fornisce tutte le informazioni necessarie all'utilizzo della bicicletta. Ado con questa A20 ha deciso di proporre un nuovo sistema di gestione della pedalata assistita e dell'acceleratore. Abbiamo infatti a disposizione 4 livelli di assistenza. Con il livello 0 la bicicletta praticamente è come se fosse spenta, quindi funziona come una bicicletta normale. A livello 1 abbiamo la possibilità di avere la pedalata assistita, quindi noi cominciamo a pedalare e il motore ci dà una mano a far girare la ruota. E l'acceleratore è praticamente inutilizzabile, cioè non è attivo. In questa modalità riusciamo a fare circa 18 km all'ora, che non è poco considerando che è solamente una pedalata assistita. Passando poi al livello 2 possiamo utilizzare l'acceleratore, ma la pedalata assistita non è attiva, nel senso che anche se pedaliamo il motore non interviene, possiamo solamente aiutarci tramite l'acceleratore. A livello 2 l'acceleratore ci permette di arrivare circa 24 km/h, possiamo decidere di pedalare o lasciarci trasportare direttamente dal motore, ovviamente se utilizziamo solamente l'elettrico consumeremo molta più batteria. Passando al livello 3 possiamo utilizzare sempre l'acceleratore e la pedalata per accompagnare il motore e la velocità massima è di circa 30-35 km/h, dipende dalla strada e dal peso che trasportiamo. Il carico massimo della bicicletta è circa 120 kg. A entrambe le ruote troviamo dei freni a disco meccanici. Forniscono una frenata adeguata alle velocità che riesce a raggiungere la bicicletta, quindi possiamo andare in giro in tutta sicurezza.
Il telaio della Ado A20 è in alluminio, mentre i cerchi sono in lega di magnesio. Sono molto belli da vedere, anche se pesano un po' di più, ma grazie al motore non sentiremo troppa fatica ad andarci in giro. La batteria della Ado A20 è estraibile, quindi possiamo decidere di ricaricarla sia quando è all'interno della bicicletta che magari lasciare la bicicletta in garage e portare a casa solamente la batteria. Questa è un'opzione abbastanza comoda, così ci permette di tenerla sotto controllo durante tutto il ciclo di ricarica. In ogni caso la bicicletta non ha un peso eccessivo e tra l'altro grazie alla maniglia posta al centro del telaio possiamo sollevarla con una sola mano, mantenendo comunque un ottimo bilanciamento in modo da non dover prendere il peso in maniera scorretta. Purtroppo con questa Ado A20 abbiamo avuto un bel problema, infatti quando ci è stata consegnata ci siamo accorti che il corriere durante il trasporto avrà sicuramente messo qualcosa di molto pesante sul pacco che conteneva la bicicletta. Abbiamo infatti trovato parecchi graffi sul telaio, il deragliatore del cambio piegato e qualche altro danno ai cerchioni. Questa disavventura però ci ha dato la possibilità di poter vedere come funziona il centro assistenza della Ado. Abbiamo subito contattato la casa produttrice e abbiamo segnalato il problema e in pochissime ore ci hanno ricontattato chiedendoci foto o video dei danni che abbiamo trovato sulla bicicletta, cosa che abbiamo ovviamente fatto. Il giorno successivo ci hanno ricontattato proponendoci di restituire la bicicletta a spese loro e di fornirci un'altra bicicletta con la speranza che i trasportatori non creassero altri problemi. Il centro assistenza per l'Europa si trova in Germania, quindi i tempi di trasporto sono abbastanza rapidi. Abbiamo comunicato in inglese con le nostre email, ma hanno a disposizione anche un addetto che parla in italiano, quindi per chiunque dovesse avere qualche problema, sicuramente l'assistenza ai clienti di Ado è davvero a 5 stelle. In ogni caso, dopo circa una settimana abbiamo ricevuto di nuovo la bicicletta, questa volta è arrivata integra e abbiamo potuto provarla anche per fare il video e la recensione. L'assistenza di Ado ci ha davvero colpito sia per la velocità sia per la cortesia con cui ci hanno trattati. Per quanto riguarda la bicicletta devo dire che è davvero un ottimo prodotto, considerando il prezzo di acquisto e le caratteristiche tecniche sicuramente chi compra questa bicicletta fa un buon affare. È una bicicletta che permette di muoversi in tutta libertà e sicurezza all'interno della propria città, magari non è l'ideale per viaggi lunghi ma per un utilizzo cittadino è un'ottima bicicletta elettrica. In definitiva è sicuramente da consigliare sia per quanto riguarda l'assistenza tecnica, cosa da non sottovalutare per quanto riguarda le biciclette di origine cinese, sia per quanto riguarda la qualità e le caratteristiche della bicicletta. Per chi fosse interessato all'acquisto, in descrizione vi lasciamo il link con il coupon per acquistarla a prezzo più vantaggioso. Inoltre è anche disponibile il portapacchi specifico per la Ado A20. Un accessorio sicuramente molto utile. Ado ha deciso di invadere il mercato delle biciclette elettriche. Nei prossimi giorni saranno presentate altre due biciclette, una da 16 pollici e una 20 pollici con pneumatici FAT e il motore da 500 watt. Iscrivetevi al nostro canale così sarete avvisati appena proporremo la nuova recensione degli nuovi modelli di bicicletta Ado. Grazie per averci seguito e vi rimandiamo alla prossima recensione.